Niente male, vero, questo cervo? Direi che ora siete un po' inebriati dai profumi del... Chiaramente avete visto, dopo Paolo vi spiega, c'è il Laurus 48, quel liquore dei monaci camaldolesi, quindi come profumi, chiaramente quando abbiamo dei vini così complessi occorre nel piatto cercare di creare in termini etici una persistenza gusto-olfattiva o un'intensità olfattiva nel piatto che sia almeno pari a quella del vino. Quindi grandi vini nel bicchiere, ma anche nel piatto bisogna un po' impegnare. Questo è un piatto ovviamente ricco, però nel bicchiere abbiamo praticamente i vini più complessi del panorama nazionale italiano, quindi chiaramente bisogna in qualche modo impegnarsi. Quindi anche la cucina toscana, che pure è semplice, ma si può trovare insomma delle preparazioni un pochino strutturate. Ecco, nel bicchiere parlavamo di vini strutturati, avete appunto l'Azzarito. L'Azzarito esce quasi come una riserva, quindi c'è un anno dopo rispetto, è uscito appena uscito nel 2004, è un Barolo molto più difficile da leggere. Si parlava prima con Alessio, se Villa Vigna Rosa è un pochino più femminile, più dolce, questo è molto più maschile, molto più duro e molto più sera lunga, quindi un carattere un pochino più arcigno, specie in gioventù, ma è un vino destinato in teoria a evolvere appunto. Non è strano che Vigna Rosa prenda così tanti consensi dalle guide. Se lo vedete alla cieca a un tavolo, a tutti piace da morire Vigna Rosa, perché è proprio accattivante, profumo, eccetera. L'Azzarito fa un pochino più fatica, perché chiaramente, specie in gioventù, è un pochino più chiuso in bocca, è un pochino più ignorante, ha tannini ancora che devono un po' affinarsi. Però ecco, colore, siamo abbastanza simili all'altro, forse una sfumatura meno porpora, un pochino più evoluta, un pochino più granato, ma ricordiamo ha fatto un anno più di botte, quindi l'evoluzione del colore è un pochino più accentuata. Nel bicchiere si muove una certa imponenza, quindi la struttura sicuramente c'è. Sentite il naso, ecco, la rosa qui non si sente, cioè perlomeno non è il primissimo profumo, è più un profumo da quasi appunto da mirtillo, da mora, da frutta di bosco molto intensa. C'è una nota di chiodo di garofano, c'è un leggero nota dolciasta, un po' cioccolatosa, però ecco, sicuramente gli aspetti floreali e molto leziosi, se vogliamo, del Barolo di prima in questo caso sono spariti. C'è note più di terra, di humus, di sottobosco, qualche nota di corteccia, qualche nota anche qui di un po' di china, qualche nota sembra l'alloro, il mirto, qualche nota, però chiaramente sono un pochino più sentite, meno un pochino più compresse, meno aperte, anche perché è un vino che si fa appunto più fatica ad apprezzare oggi, sicuramente fra un anno è sicuramente più leggibile, però sicuramente l'imponenza e la struttura già si percepiscono, già al naso. Non andate a bere, sentite effettivamente un vino, si riconosce veramente il nebbiolo in bocca, l'acidità, il tannino ben presente, ma è proprio il corpo che è maggiore, quindi l'estrazione proprio è più complessa, in bocca è veramente muscoloso, però il tannino sembra quasi più gentile e più dolce rispetto a Vigna Rosa. Considerate lo state vivendo alla fine di una serie di rossi abbastanza impegnativi, il tannino non è che è così tanto aggressivo, quindi in realtà stranamente il naso un pochino più indietro, invece la bocca ha già un tannino bello espressivo e interessante, un tannino però non indifferente, perché comunque la preparazione del cervo c'ha molto sugo, molta struttura, un pochino d'olio, succulenza, quindi se l'abbinamento riesce vuol dire che il tannino nel bicchiere ce n'è come. Il finale è molto bello, vengono fuori situazioni anche un po' di tartufo, ora siamo molto suggestionati in questi giorni, però vedete note tartufate, note aromatiche di bosco ritornano fuori e si mescolano insieme alla frutta, quindi sicuramente è un vino, direi quasi per ora, sicuramente migliore in bocca che al naso sembrava molto massiccio, impenetrabile, in bocca invece direi molto più leggibile, piacevole, chiaramente non un vinellino, anzi ci mancherebbe, però ecco, sicuramente a tavola anche questo tira fuori il carattere del nebbiolo, veramente vino da tavola e da piatti importanti. A proposito di piatti, adesso vi faccio venire Paolo, così vi spiega un attimino quello che avete nel piatto.